Mister, al di là della vittoria, finalmente un Arezzo convincente per 90 minuti, no? Forse questo è il dato più importante. Assolutamente sì, questa settimana avevamo analizzato la partita, ho voluto farla vedere tutti i 90 che avevamo fatto la scorsa in casa e ci siamo resi conto del fatto che non riuscivamo, ecco io parlavo di gestione della palla nel momento in cui andavamo in vantaggio, proprio i primi tre passaggi dopo la riconquista. Oggi siamo stati bravissimi, li abbiamo fatti quasi sempre e abbiamo creato, abbiamo continuato a fare quello che dobbiamo fare. E sono molto contento per i ragazzi perché ci tenevano tantissimo, ovviamente per noi e anche per lo staff che alla vigilia io ho avuto un flash di follia e alla vigilia mi hanno appoggiato, quindi abbiamo cambiato qualcosina proprio all'ultimo secondo, ma ero convinto che potesse essere la cosa giusta. Ecco, a proposito di modulo, no? Un Arezzo che ha giocato con la difesa a 4, con Foglia dietro due punte, le risposte ovviamente sono state positive, ecco, se l'aspettava subito una squadra reattiva su questo cambio. Oddio, c'è sempre quel pizzico di cose che non sai. Però io tutte le volte che ho visto la squadra, anche in allenamento questa settimana, abbiamo provato sempre cambiando i giocatori. Io solitamente uso usare il nostro sistema contro il sistema avversario. E vedevo che tutte le volte che mettevamo il sistema 4-3-1-2, dico, giochiamo benissimo, e questa è quella sensazione che ti monta dentro. E quindi oggi ho rotto gli argini, ho parlato con i ragazzi un attimo prima, ho detto, so che non l'abbiamo provato a fondo, però nelle corde ce l'abbiamo, abbiamo la possibilità di utilizzare Foglia come incursore da dietro, abbiamo la possibilità di utilizzare le punte che possono anche relazionarsi in maniera diversa, che tendono comunque la giocata solitaria, quindi il rombo permette alla punta di partire anche larga e poi raccordarsi dopo, mentre quando facciamo il 5-3-2 devono giocare più a reparto, loro per caratteristiche fanno un po' fatica. E sono tante piccole cose, dai centrali che comunque stanno. La condizione atletica è migliorata e quindi dico perché non provarci, star più alti. Sono stanco di Marco Copro in casa dove gli altri palleggiano. Vedo ragazzi, ci vuole coraggio, dobbiamo metterla su quel piano lì.